Buon pomeriggio e bentrovati dal TG Cronache. Dunque, come dicevamo nel nostro telegiornale, sono arrivate le prime sentenze per quanto riguarda l'inchiesta Mafia Capitale. Sono stati condannati con rito abbreviato l'ex assessore alla casa della Giunta Marino in quota PD Daniele Ozzimo e l'ex consigliere comunale di Centro Democratico Massimo Caprari. È la prima condanna che riguarda politici dell'inchiesta Mafia Capitale. 2 anni e 2 mesi per Daniele Ozzimo, ex assessore alla casa della Giunta Marino, 2 anni e 4 mesi per l'ex consigliere comunale di Centro Democratico Massimo Caprari. Per entrambi le accuse erano di corruzione. La sentenza è arrivata al termine del giudizio con rito abbreviato che riguardava tra gli altri imputati un collaboratore dell'ex presidente del municipio di Ostia Tassone e 2 ex collaboratori di Luca Odevein, personaggio chiave dell'inchiesta, già componente del tavolo di coordinamento nazionale per i migranti, la cui posizione viene invece giudicata nel processo principale. Ozzimo era stato arrestato poco prima dell'estate nella seconda tornata di provvedimenti dell'inchiesta sul cosiddetto mondo di mezzo. Si è detto sereno e ha annunciato che ricorrerà in appello. Il GUP ha accolto le richieste dei pubblici ministeri ed ha anche accolto le richieste di patteggiamento che la procura aveva concordato con 4 ex dirigenti della cooperativa La Cascina, accusati di corruzione sempre nei confronti di Luca Odevein, per ottenere l'appalto di gestione del centro per richiedenti asilo di Mineo in Sicilia, con pene comprese in questo caso tra 2 anni e 8 mesi e 2 anni e 6 mesi. Un ordigno rudimentale contenuto in una busta è stato disinnescato e fatto brillare all'esterno di una filiale della banca Etruria, Ponte San Giovanni, vicino Perugia. Il plico era stato lasciato davanti all'ingresso dell'istituto di credito la notte scorsa, conteneva chiodi arrugginiti, polvere fertilizzante e delle pile per l'innesco. Materiali che, secondo i primi accertamenti, erano in grado di provocare una fiammata. E ad un mese dall'inizio del giubileo il questore di Roma ha fatto il punto sulla sicurezza nella capitale per quanto riguarda l'antiterrorismo. La vigilanza e allerta è massima ogni giorno, ha spiegato il questore. La paura per l'ISIS c'è, ma la gente non si è chiusa in casa. Per settimane non si è parlato d'altro, la sicurezza nella capitale in vista del giubileo. Un mese dopo l'apertura della Porta Santa, l'attenzione sull'allarme terrorismo è ancora massima. L'allerta è ogni giorno, dice il questore di Roma Nicolò D'Angelo, che traccia un primo bilancio. Non è vero, sostiene, che c'è stata scarsa partecipazione. Dati alla mano, le iniziative pubbliche a dicembre 2015 hanno fatto registrare un aumento del 37% rispetto a quelle del 2014. A Capodanno il concertone al Circo Massimo è stato comunque un successo, con presenze aumentate nonostante i timori. Con la città presidiata da oltre 8.000 uomini c'è stato un calo netto di tutti i reati, in particolare furti e rapine. Abbiamo una buona prevenzione e controllo del territorio. Se i reati sono in calo è significativo, ciò significa che il lavoro che si sta svolgendo sta portando grossi risultati. Dobbiamo avere sicuramente molto più fiducia. Esiste sempre il problema legato alla percezione della sicurezza da parte dei cittadini, ha spiegato ancora D'Angelo, ma il lavoro svolto sta dando buoni risultati. Dagli attentati di Parigi però almeno 8 milioni, secondo una ricerca del Censis, hanno modificato le proprie abitudini di vita. Il contraccolpo dopo quel venerdì di sangue ha portato molti ad evitare treni, aerei, addirittura a non uscire la sera. Si cerca di non frequentare i cosiddetti soft target, cinema, baraffollati, teatri e concerti, così come si evitano i luoghi simbolo. Una dimostrazione, le poche persone, scrive il Censis, presenti all'apertura della Porta Santa a Piazza San Pietro. Nelle settimane successive agli attentati, il 73% delle persone ascoltate dal Centro Studi ha riferito di evitare di fare viaggi all'estero, soprattutto nelle zone considerate a rischio. A quanto pare più di tutti rinunciano i giovani, ma le più impaurite sono le donne tra i 35 e i 44 anni che vivono nelle regioni del centro Italia, in particolare a Roma. Gli attacchi hanno aumentato anche le diffidenze verso gli immigrati. Tra il 2010 e il 2015 è infatti cresciuta dal 12 al 31% la quota di cittadini convinti che l'immigrazione sia un problema. Insomma, nella psicologia collettiva l'effetto è paragonabile solo alle ripercussioni che gli americani subirono dopo il crollo delle Torri Gemelle. Paura, diffidenze, cambiamenti di programma. Si pensava riguardassero altri. Parigi ce le ha riportate davanti casa. Ma l'attenzione delle forze dell'ordine adesso si sposta anche sul porto di Genova dopo il fermo nei giorni scorsi di alcuni libici.
Saranno ascoltati in queste ore dal giudice per le indagini preliminari di Genova i tre libici arrestati dagli uomini della Digos nella notte tra domenica e lunedì, appena sbarcati in porto da un traghetto che arrivava da Tunisi. Devono rispondere di riciclaggio con finalità di terrorismo. Viaggiavano su una Hyundai nuova di zecca, con targa libica ma senza documenti di immatricolazione. Siamo uomini d'affari in viaggio per il nord Europa, avevano detto, ma nei telefonini cellulari sarebbero stati trovati simboli dell'ISIS, foto di bambini soldato e alcuni documenti giudiziari che riguardavano personaggi già noti e sospettati di trafficare automobili per finanziare organizzazioni estremiste. Secondo il PM, che segue l'inchiesta, i tre libici finiti in manette avrebbero avuto un basista, un contatto, un complice ad aspettarli in porto, forse per fornire loro documenti delle auto, qualcuno che si è dileguato quando è scattato il blitz della polizia. Un commercio illecito che fino a questi mesi avveniva però in direzione opposta, dall'Europa al Nord Africa, e spesso le macchine erano rubate. Per questo adesso l'attenzione degli investigatori si sposta sul porto di Genova, possibile snodo cruciale di un traffico legato al finanziamento di cellule jihadiste. Proprio ieri gli agenti della Digos hanno individuato altri 7 libici appena sbarcati, sempre a bordo di Hyundai e Toyota nuove, 3 di queste erano identiche a quelle degli arrestati. Sono stati bloccati e fatti tornare indietro a Tunisi. Parallela a questa inchiesta continua anche quella su Karim e Saad El Kunani, i due fratelli fermati il 31 dicembre scorso all'aeroporto di Genova mentre si imbarcavano con documenti falsi per Londra. Agli uomini della Digos avevano prima detto di essere siriani fuggiti dalla guerra, poi davanti al jeep hanno cambiato versione raccontando di essere iraniani in fuga per convertirsi al cristianesimo. Una fuga che desta sospetti per la stranezza di quel tragitto alla volta di Londra, che da Teheran arriva a Istanbul, poi a Berlino in pieno nord Europa, meta finale per molti profughi, e da là a Milano e infine Genova. Secondo gli investigatori si tratterebbe di un dry run, un test sui controlli per verificare per conto di qualcuno nell'ombra come muoversi liberamente con documenti falsi. Ma ieri gli inquirenti hanno scoperto un particolare importante, taciuto dai due fratelli interrogati più volte. Durante il loro soggiorno a Genova hanno dormito per 4 giorni in un albergo vicino alla stazione insieme a un'altra coppia con la quale hanno lasciato l'hotel. Per questo adesso la polizia sta cercando un uomo e una donna stranieri residenti probabilmente nel nord Italia. Adesso il dramma di una coppia di genitori che hanno visto il loro figlio nascere con una grave malformazione, eppure nessuna ecografia prima del parto aveva fatto scattare l'allarme. La notte di Natale all'ospedale maggiore di Parma un neonato viene alla luce senza gli arti inferiori dal ginocchio in giù. Sotto shock i genitori, la madre italiana di 34 anni e il padre di origine albanese. Nessuno degli esami fatti durante la gravidanza aveva evidenziato la possibilità di un'anomalia fisica, come ci spiega uno degli avvocati nominati dalla famiglia che ora chiede i danni. Tutti gli esami hanno escluso comunque ogni anomalia. Per un'ecografia fatta all'8° mese viene attestata la misurazione, la dimensione del femore. La famiglia ora vuole chiarezza. Le lettere di diffida sono già state inviate a tutte le parti in causa. Il medico privato che ha seguito quasi tutta la gestazione, la Casa della Salute di Parma, una struttura dell'ASL dove è stata fatta l'ultima ecografia a novembre, e infine l'ospedale maggiore dove la donna è andata solo per partorire. La struttura pubblica spiega che tutto il percorso gestazionale con gli esami di rito è stato fatto in ambito privato non accreditato, mentre l'ecografia che ha evidenziato i femori, ma non la malformazione, è stata fatta presso l'ambulatorio ASL. Non è un paradosso che siano stati evidenziati i femori e che le gambe, cioè la parte diciamo dal ginocchio in giù, non sia stato possibile evidenziare, perché è un evento che in questo caso diciamo purtroppo può accadere in un momento di esecuzione dell'esame ecografico che non consente di visualizzare tutte le parti anatomiche di cui è composto un feto. Troppo presto per dire che cosa sia successo in questo sciagurato caso e se ci siano delle responsabilità, ma è possibile non accorgersi di malformazioni tanto gravi quando la tecnologia permette esami radiologici del feto addirittura in 3D? L'ecografia non è che debba essere proprio la tecnica che dice tutto, come forse qualcuno possa sperare. Normalmente è proprio quella del secondo trimestre, fatta verso la 20-21esima settimana di gravidanza, che dovrebbe, chiamata infatti morfologica, che dovrebbe ripassare un po' in dettaglio quelli che possono essere gli organi visualizzabili ecograficamente.
Un altro caso che ribadisce quanto ripetuto anche dal ministro della Salute Lorenzin dopo i casi tragici delle morti per parto dei giorni scorsi. Non esiste rischio zero per madre e nascituro, ma situazioni fisiologiche come la gravidanza e il parto sono comunque delicate e devono essere supportate da strutture e professionalità di grande e provata esperienza. E stanno diventando un caso le occupazioni abusive a Bologna. L'assessore del welfare del comune, Amelia Frascaroli, sarebbe indagata dalla procura per il reato di istigazione. Ma quante volte da dei gesti illegali sono nati poi dei percorsi, se guardiamo alla storia, sono nati dei percorsi che hanno trovato spazio giuridico, spazio amministrativo, che hanno contribuito a modificare anche le leggi. Per queste dichiarazioni nello scorso ottobre, durante un confronto con alcuni esponenti del collettivo Labas, che a febbraio avevano occupato l'istituto per ciechi Cavazza a Bologna, l'assessore comunale al welfare Amelia Frascaroli sarebbe formalmente indagata nell'ampio fascicolo aperto dalla procura bolognese sulle occupazioni abusive. Per queste frasi i magistrati avrebbero ipotizzato il reato di istigazione. Ma non è tutto. Per l'assessore ci sarebbe anche un'altra contestazione. Si ipotizzerebbe l'abuso di ufficio insieme al sindaco Virginio Merola, anche lui indagato da giugno. Nell'ex Telecom di via Fioravanti, nel frattempo sgomberato, e in un altro condominio vennero riallacciate le condutture dell'acqua, una violazione secondo i magistrati al piano casa Renzi Lupi, diventato legge a maggio 2014. Il legale del sindaco spiegò che la scelta fu dettata dall'emergenza di tutelare interessi costituzionali per la presenza di minori e persone in difficoltà tra gli occupanti. A Bologna il tema delle occupazioni è una ferita dolente. Il procedimento nel quale sono finiti l'assessore ai servizi sociali ed il primo cittadino è solo uno dei tanti filoni di una maxi inchiesta che toccherebbe anche l'episodio di una presunta fuga di notizie dall'ufficio dell'assessorato ai servizi sociali, che recentemente avrebbe permesso ai militanti del Social Log di organizzare una resistenza allo sgombero organizzato. Tra gli obiettivi dei magistrati, quello di capire se dietro il fenomeno delle occupazioni si possa ipotizzare una sorta di complicità delle istituzioni comunali. Una situazione di tensione che si riflette sul fronte politico. Ieri i magistrati Antonella Scandellari e Antonello Gustapane hanno querelato i capigruppo di PD e SEL in comune, Claudio Mazzanti e Cati Latorre, per aver criticato a luglio l'indagine sul riallacciamento dell'acqua agli occupanti che portò all'indagine sul sindaco. I consiglieri comunali si difendono e respingono le accuse. Della vicenda si occupa la procura di Ancona. Non piace a tutti la candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024, non piace soprattutto ai radicali che hanno promosso un referendum. A Roma servono le riforme olimpioniche, ma non necessariamente le Olimpiadi. Con questo gioco di parole parte la campagna dei radicali sulla candidatura ufficiale della capitale ai prossimi giochi del 2024, quella che già conta sul sostegno politico e finanziario del governo, ma non sull'entusiasmo dei cittadini romani, disincantati e sopraffatti da stagioni di sprechi e illegalità. Ecco dunque la proposta di un referendum in cui possano esprimersi e decidere. Nel nuovo corso del CIO, che tenta di restituire ai giochi l'appeal perduto, le Olimpiadi devono andare a chi le desidera, non a chi le subisce. Ma il passato non induce all'ottimismo. Negli ultimi 50 anni, sottolineano i radicali online, i budget sono stati puntualmente sforati, con spese effettive lievitate rispetto alle previsioni iniziali e in alcuni casi anche dell'800%, con evidenti conseguenze poi sulle tasche dei cittadini, il buco di 50 miliardi di euro di soci, la tassa speciale pagata dai contribuenti francesi e canadesi del Quebec per Grenoble, senza contare i drammi finanziari di Atene e Pechino. Gli economisti ormai la chiamano maledizione del vincitore, perché la città che vince i giochi non fa che aggravare la sua situazione economica. Lo sanno bene i tedeschi, che proprio con un referendum hanno bloccato per la seconda volta negli ultimi 2 anni la macchina olimpica del paese più potente d'Europa, che dopo i giochi invernali di Monaco ha cancellato anche la candidatura di Amburgo, dove 650.000 cittadini in una città di 1.700.000 abitanti hanno partecipato al referendum che ha premiato il no per pochi voti. Adesso l'iniziativa dei radicali riaccende il dibattito nel nostro paese, anche se un referendum, ha specificato il presidente del CONI Malagò, non è previsto negli ordinamenti. Magari più in là ci saranno sondaggi di opinione e ricerche di mercato, ma intanto la macchina olimpica va avanti nella lunga corsa fino alla decisione del CIO, settembre 2017, di mezzo significativi passi indietro di concorrenti accreditate e una candidatura che Montezemolo e Malagò definiscono credibile, che vivrà sui prossimi 20 mesi cruciali.
locali, a braccetto con una città a un passo da elezioni amministrative delicatissime e con priorità quotidiane, spesso lontane da un progetto a cinque cerchi per il quale non esistono ancora dossier pubblici e cifre ufficiali, anche se si ipotizza in partenza un budget tra gli 8 e i 10 miliardi. Per oggi è tutto, torniamo domani subito dopo il nostro telegiornale. Buona giornata.